Ciao a tutti, siamo Alessandro e Laura dell'azienda agricola Agripassione di Asti. Oggi siamo qua per insegnarvi una ricetta molto semplice della tradizione piemontese, la bagna cauda. Per realizzarle servono aglio, latte, acciughe, olio d'oliva. Mettiamo l'aglio nel tegame di terracotta, lo ricopriamo di latte e mettiamo sul fuoco a bollire. Circa mezz'oretta, quando l'aglio è cotto, perché vediamo che si disfa sotto la forchetta, possiamo aggiungere le acciughe. Continuiamo a girare fin quando le acciughe non si sciolgono anche loro. Cottura ultimata, quando vediamo che è tutta una salsa omogenea, possiamo aggiungere l'olio. La nostra bagna cauda è pronta per essere servita nel nostro pignattino di terracotta, che noi chiamiamo in dialetto fuyot, accompagnata dalle verdure di stagione. Qui troviamo il cardo, il topinambur di Valmanera, i peperoni giallo e rosso e tutte altre verdure di stagione che ognuno di noi a piacimento può aggiungerci, quindi il cavolo, il cavolfiore, il sedano, l'insalata belga, nelle versioni crude oppure cotte. La bagna cauda veniva utilizzata come piatto conviviale, un piatto che veniva utilizzato per chiudere la vendemmia. Tutti quelli che hanno collaborato alla vendemmia venivano invitati dal padrone di casa e si festeggiava insieme questo evento. Ciao a tutti dal Piemonte, da Asti, da Agripassione. Ciao a tutti!